Ciao amici, bentornati o benvenuti sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Giulia, in arte Scadoppine, e sono un'artista autodidatta. Oggi un tutorial su come venerare, anzi no, disegnare il proprio gatto. Tutti noi sappiamo che un gatto va considerato molto bene, anche perché sennò lui si arrabbia. Per questo dobbiamo fargli un quadretto da tenere in casa, in modo che si senta venerato, apprezzato e superiore a noi. Non ti piacciono i gatti? Non vuoi fare un ritratto a un gatto? Sarei curioso di sapere perché stai guardando questo video. Scrivimelo nei commenti. Oggi sono qui per aiutarvi a costruire un piccolo tempio per il vostro gatto o i vostri gatti, perché se siete fortunati ne avete anche più di uno, iniziando dal ritratto. Vedremo come disegnarlo in frontale, di profilo e con una posa un po' stupida. Per non lasciarvi troppo sulle spine, sono partita subito da quella più stupida, perché tanto so che siete interessati a quella. A sinistra potete vedere come schematizzo mentalmente il muso per capire da che parte iniziare. La prima cosa che voglio farvi notare è che potete vedere benissimo che utilizzo uno schema molto simile a quello del viso umano. Ovviamente tutte le proporzioni sono diverse, ma il modo di pensare è sempre lo stesso. Ci tenevo a questa parte un po' più stupida per farvi vedere una cosa, ovvero che per rendere somigliante un animale, come può essere anche una persona, si può applicare in entrambi i casi, non bisogna per forza riportare le proporzioni esattamente come nella foto, ma si possono anche enfatizzare alcuni particolari o espressioni. In questo caso io mi sono fatta lo schema che avete visto a sinistra, ma non ho riportato le stesse misure, anzi ho cercato di ingrandire un po' di più gli occhi e il naso. Queste sono due caratteristiche di Pablo che lo differenziano molto ed ho voluto sfruttare per marcare l'espressione e renderlo più particolare. Bene, ora vediamo la parte frontale normale. In alto a sinistra vi lascio l'immagine di Pablo, i segni rossi sono i punti dove mi prendo le misure. Come vi dicevo prima, questi sono schemi che mi faccio mentalmente, ma se voi siete più comodi potete farli sull'immagine direttamente dal telefono, così magari all'inizio vi può sembrare più semplice come processo. Questo è un metodo adatto se volete essere precisi, ma anche se volete disegnare semplicemente per divertimento. Se volete fare una cosa molto dettagliata, magari per una commissione, basterà prendervi più misure, prendete tutte le misure che vi viene magari il dubbio. Se invece volete divertirvi, passare un po' di tempo, fare un po' di pratica, vi fate lo schema come vi ho fatto vedere nella prima parte e andate un po' più a sentimento. Per il frontale degli animali vi consiglio di concentrarvi moltissimo sulla parte degli occhi e del musetto, perché se c'è qualcosa di sbagliato in questo pezzo si nota subito. Una cosa che vi consiglio per non sbagliare o comunque per non farlo sembrare sbagliato è di disegnare gli occhi più simmetrici possibili. So benissimo che in una foto magari un animale ha un occhio più aperto o comunque diverso dall'altro. Quindi se noi vogliamo essere fedeli alla foto che abbiamo preso o che ci hanno dato, vogliamo disegnare anche queste piccole imperfezioni, ma in questo caso sembrerebbe un errore nostro. Quindi quando fate lo schema del gatto cercate di racchiudere le misure in un quadrato, che poi verrà semplificato in un cerchio, e questo dovete fare esattamente uguale dall'altra parte. Poi chiaramente per caratterizzare di più l'occhio lo andremo a stringere, ad allungare, a scurire, andremo a fare tutte queste varie modifiche che, mi raccomando, dovete riportare benissimo specchiate anche dall'altra parte. Ecco, finito questo pippone, vi dico che noi non siamo delle stampanti, quindi non faremo mai un occhio uguale all'altro, ma questo concederà un po' più di spontaneità e naturalezza al disegno. Quindi se vi mettete lì in controluce e dire oddio non è venuto esattamente uguale, non importa. La cosa che importa di più è che ci sia dell'armonia comunque nel disegno. Per sintetizzare, impegnatevi, cercate di farlo simmetrico, ma non diventate pazzi, insomma.
Conclusa questa parte cruciale, ora potete divertirvi andando a ricercare tutte le varie particolarità del nostro gatto. Con Pablo devo dire che è stato abbastanza semplice perché avendo tante striature, macchie, puntini, è facile trovare qualcosa che lo differenzi. Anche le orecchie sono un suo punto che lo differenzia dagli altri perché sono molto grandi. Infatti non sottovalutiamole, anche quelle possono avere dei piccoli dettagli che possono fare la differenza. Ora passiamo al profilo. Come prima cosa mi prendo sempre le misure della testa senza le orecchie per cercare di fare un cerchio o un'ellisse. Non sottovalutiamo questo passaggio perché trovare lo spazio che occupa è importante per non andare oltre e non deformare l'immagine. Anche qui cerchiamo di concentrarci su occhio e muso. L'altro occhio non si vede perché è coperto, ma consideriamo quella distanza che c'è tra la fronte, se così possiamo dire, e l'occhio, da dove inizia l'occhio. Per capire quanto sporge il muso, traccio una linea diagonale, come vedete in alto a sinistra, e come punto di riferimento prendo l'angolo in basso a destra dell'occhio. Cerco di capire quanto misura quella distanza e agisco di conseguenza. Come vedete, il profilo è molto più semplice perché non c'è il problema della simmetria. Qua basta poi aggiungere tutti i dettagli e il lavoro è finito. Spero di essermi spiegata abbastanza bene. Se avete bisogno di qualche foto reference, per esempio di Pablo, perché volete capire come ho messo lo schema sopra, se volete che vi faccio lo schema sopra le vostre foto, scrivetemi su Instagram, tutte queste cose, vi posso aiutare tranquillamente. Di questo video c'è la versione in tempo reale in abbonamento qua su YouTube. Se invece siete alle prime armi, vi consiglio di guardare il mio mini corso qua su YouTube gratuito, si chiama Imparare a disegnare. Parto proprio dalle basi, dalle linee, il tratteggio, la copia dal vero, fino a disegnare un volto, ma in quel corso ci sono molte parti importanti che servono a disegnare in generale. Se volete un tutorial su come disegnare i cani, invece mettete like sotto questo video perché a 300 mi piace faccio il tutorial. Come sempre ringrazio chi ha la pazienza di guardare i miei video fino qui e se ce l'avete fatta commentate con l'emoji di un topolino. E anche per questa volta è tutto, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!